bisogno di credere a una storia impossibile. Più che mai vorrei decidere. Hanno scritto una storia impossibile le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile, protagoniste dell'omonimo documentario che racconta l'incredibile stagione calcistica 2021-2022, quella in cui le Amaranto hanno vinto il campionato di Serie C dopo una cavalcata unica e trionfale senza mai perdere una sola partita. Le imbattibili sono state l'unica formazione tra le 174 di Serie A, B e C maschili e femminili a non aver mai perso in campionato. Sono molto orgogliosa di queste ragazze, sono ragazze di successo da tutti i punti di vista e soprattutto il messaggio che ci hanno dato questa sera con la tenacia, col sacrificio, con la voglia di raggiungere un obiettivo. Il documentario con la regia di Cristiano Stocchi e Maurizio Gambini è stato presentato in anteprima nazionale al Cinema Eden. L'Arezzo Calcio Femminile ha dato veramente lustro alla città con la grande cavalcata dello scorso anno, la vittoria del campionato, non solo, ma l'imbattibilità per tutta la stagione e poi devo dire anche la verità, al di là del risultato sul campo, aver dimostrato a una città un po' chiusa mentalmente come la nostra che in realtà il calcio è uno sport anche per donne, anche per ragazze come loro e adesso la città ne è consapevole. Questa serie TV, questo docufilm adesso porta ulteriore lustro alla città perché al di là dell'anteprima bellissima di stasera qua al Cinema Eden, presto, lunedì prossimo, sarà disponibile su Prime Video, quindi una piattaforma di streaming a livello mondiale che appunto dove sarà possibile vedere anche la città e vedere questa grande impresa dell'Arezzo Calcio.